domenica è l'ultima domenica in cui celebreremo per questo anno liturgico la solennità del giorno del Signore e faremo memoria di colui che è all'inizio di tutto e di colui che è il compimento di tutto, Cristo, Re dell'universo. È in questo titolo che il Signore stesso attribuisce a se stesso e che la parola di Dio e i Vangeli riconoscono al Signore, noi vogliamo vedere l'invito a riconoscere che c'è un solo Signore, un solo Dio, non nel modo in cui spesso si interpreta il potere tra gli uomini, come colui che ha potere su tutti e che può disporre e dispone della vita di tutti, ma come colui che, avendo creato il mondo e avendolo fatto per amore, sente anche quasi il dovere di essere il Dio della misericordiosa provvidenza. Il Signore dell'universo è colui che è il provvidente del mondo, colui che tiene nelle sue mani le sorti del mondo. Non quindi un'affermazione di un potere, per quanto anche sotto questo aspetto il Signore certamente non è da meno di qualsiasi autorità terrena, ma è lontano dal pensiero del Cristo, questo interpretare in questo modo il potere. Il potere del Signore è il potere dell'amore che a tutti rivolge la sua attenzione, che tutti ama e per tutti si è fatto dono di salvezza. Per cui celebrando questa festa del Signore sentiamo il richiamo a considerare relativa ogni autorità umana che possa in qualche modo sentire anche l'arroganza del potere. Il Signore ci ha dato un esempio, perché soprattutto quando questo è vissuto e esercitato dai credenti possa essere un servizio di amore più che un'affermazione di autorità e di potere. Buona domenica a tutti.